la brontola. Questa è una delle mie tiranne, devo dire. A proposito di liberazione. Ah, ha fatto una pettinatura bellissima. Arturo, la teologia della liberazione ha significato qualcosa? Io credo di sì, insomma, è limitata a un tempo, credo che non si può rivedere il tempo passato, però si possono pescare ancora dei valori, ecco, cioè... Insomma, la società vive fra due possibilità, ecco, la dittatura o la liberazione, capisci? Cioè, nonostante che le formule cambino, che cambi i tempi, eccetera, ma in fondo, diciamo, abbiamo due possibilità, no? La dittatura ha la forza, ecco, dovete fare quello che voglio io, oppure invece la democrazia, la liberazione. No, io ricordo molto la fine della guerra del 40, che veramente quella proprio che ha rappresentato una vera rinascita, capisci? È stata una guerra che... Uno, vedendo le rovine, supponiamo una piccola cosa, ma ecco, insomma, la stazione di Lucca, per esempio, distrutta totalmente, capisci? E dico totalmente, insomma, non aveva tetto, non aveva più niente. E uno pensava ci vorranno mezzo secolo, perlomeno, per rimettere a posto l'Italia in condizioni. Invece, proprio l'entusiasmo, l'unione, cioè l'armonia fra i partiti, capisci? E quindi anche se c'erano i comunisti, i democristiani, e proprio si creò una specie di amore alla patria, ecco. E quindi in un certo senso si sentiva che in tutti era nato come questo sentimento: vogliamo ricostruirla, vogliamo che sia come prima, capisci? E in questo si creò l'unione anche fra le differenze. È difficile oggi impegnare un giovane, sembra che abbiano ricevuto, che ricevano addosso tutta questa eredità delusa, capisci? Ma meglio divertirsi, meglio passare la vita, non... ma anche quelli che sono devoti, cristiani, che hanno certe virtù, diciamo, praticamente è difficile interessare della politica, ecco. Ma i meno interessati alla politica sono i politici, intanto, capisci? I quali hanno pensato unicamente o quasi ai soldi, basta, capisci? E che cosa hanno fatto? Qual è il miglioramento che hanno portato nella vita politica italiana? Quale? Ecco, l'eticarsi nel Parlamento. Berlusconi ha portato nel Parlamento tutte le sue belle ragazze, capisci?
Ecco, ma come può l'Italia votare una persona così, il quale è passato dal vivere strimpellando il pianoforte sui bastimenti per salvare la vita e improvvisamente è diventato uno dei grandi miliardari del mondo? Rubando e quindi avendo denunzie da cui si è sempre salvato con i soldi. Però intanto le carceri sono pieni della povera gente. Ecco. Te come vedi questa situazione anche che scandalosa, no, della situazione italiana? Lo vedo come un fallimento del cristianesimo totale. Giù, sbriciolato. Perché anche uno che non è cristiano, la nostra civiltà, la nostra educazione è cristiana, anche se uno non pratica, ti pare o no, insomma, invece che me ne importa? Perché me ne importa dei poveri, ma che sempre, che muoiono, prima muoiono meglio è, capisci? I poveri di oggi, tanto numerosi e tanto trascurati, tanto sputacchiati, non li ho mai visti neanche in tempo in cui l'Italia era povera. Oggi l'operaio è un disgraziato. Se quello cessa di lavorare, diventa immediatamente uno straccione, non poteva mica mettere i soldi da parte. L'operaio ha bisogno di una pensione e le pensioni oggi non ci sono più. Cioè, io vedo della gente, uomini e donne, a piangere qua, a piangere dirottamente. Che faremo domani? Però oggi siamo liberi di comprare, di ecco. Consumare, ci sono tutte le libertà, però cosa manca allora? Quello che manca è il senso, lasciamo andare la fraternità cristiana, quella è un sogno del passato, ma manca l'interesse per i meno abbienti. Cioè quando in Parlamento si decreta l'aumento del soldo, del loro stipendio, potrebbero dire ma non faremo più poveri, ma nessuno li passa per la testa questo. Cioè li passa forse per la testa, ma non per il cuore. Insomma, questo andamento politico attuale impoverisce il paese in progressione geometrica. Ecco, questa dichiarazione la farei. Bisogna farla, bisogna. Ecco, l'andamento politico dell'Italia impoverisce giornalmente una quantità della popolazione, cosa che non è mai successa, perché magari davano quello che si poteva, l'Italia è sempre stata un paese povero in maggioranza, però non affamato, non distrutto. Mi dispiace di stare in Italia, mi dispiace molto, 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 molto. Passo gli ultimi anni della mia vita proprio straziato, ecco, perché non ci vedo nulla socialmente, ci sono delle belle cose, conosco anche delle belle persone, d'accordo, non voglio essere così pessimista, diciamo, però l'atmosfera generale, politica, chiesa, proprio un fallimento, anche chiesa, uffici
mi salvo perché so che il cristianesimo non è la Chiesa, ma insomma. Arturo, ti volevo chiedere anche una cosa. Io da 25 anni frequento il carcere. Per quello che ti hai vissuto, secondo te ha un senso il carcere oggi in Italia o nel mondo? Beh, io penso che se voi avessi dei figlioli piccoli, specialmente dei figlioli, ecco, e fosse la fame andrei a rubare tranquillissimamente, se non mi manca, se mi mancano i mezzi. E quello che mi dispiace, e mentre io, per esempio, quando ero giovane, ragazzo, studiavo al liceo, noi facevamo delle discussioni. Una volta un prete mi prestò una sua villa e verso Bagni di Lucca, là vicino, e diceva, io ci portai una quindicina di compagni di scuola. E di che discutemmo? Di politica, pro, contro, ma perlomeno si sentiva l'interesse, capisci? E quello che oggi è la mia grande difficoltà, perché riconosco che la tecnica ha prodotto una specie di indifferenza sulle... Per me è stata negativa dal punto di vista ideologie, sogni, partecipare, cioè la partecipazione alla come posso dire, alla cultura generale, alla società nella quale viviamo, è molto difficile oggi trovarla nei giovani. Perché un giovane non vede l'ora di andare a casa per mettersi al computer e non lo muove neanche con le bombe. Ed è generale questo, eh. Ti voglio fare una domanda. Non ti pare? No, rispondere a questo intanto. Perché magari uno può dire, ma il computer è una conquista. Certo, sarà, però... Non ti deve svuotare dai tuoi sentimenti di affetto ai tuoi concittadini, ai poveri, alle, no? Ecco. Anche perché un ragazzo, se gli dico, ma non stare tutto il giorno al computer, ma che c'è di male? Ma che c'è di male? C'è di male che atrofizza sempre di più la sua libertà interiore, le sue iniziative, capisci? A me che mi importa sapere quello che succede a Parigi o che succede, lo saprò, ma ti devi occuparti di quello che compete a te, no? Grazie, allora noi useremo bene questa tua testimonianza. Ascolta, noi questa testimonianza a questo convegno che diceva prima Giulio la manderemo il 13 aprile, è un sabato mattina. Se però magari ti vuoi venire a salutarci, a fare un saluto, siamo contenti. Va bene? Tutta la mia passione e anche amore alla mia gente, ai miei contemporanei. Certo. Un prete che non ama la gente è meglio che vada a donne.